Ore 8:20 del mattino, siamo alla clinica privata Maddalena, Palermo. Un uomo che si fa chiamare Andrea Bonafede è all'accettazione. Un carabiniere gli si avvicina e gli chiede: come ti chiami? E quello risponde: Matteo Messina Denaro. Insomma, se come ti chiami? L'ho no, detto, dillo, dillo, dai, dillo. Dai, Come ti chiami? l'ho detto, ma te come si Da lì la notizia comincia a rimbalzare ovunque. L'Italia si blocca, sospesa intorno a quel nome, Matteo Messina Denaro. È stato preso un latitante da 30 anni, uno degli uomini più ricercati al mondo, un uomo impalpabile, un inafferrabile. Usiccu per Cosa Nostra e Iddu per Totò Riina. Di lui non si sa nulla. Una foto segnaletica, qualche foto al matrimonio della cugina, di lui non si sa nemmeno che voce abbia. Di lui non si hanno nemmeno le impronte digitali. Le ultime, quelle impresse sul foglio della leva militare, sono andate al macero dopo 10 anni, così come vuole la legge. Il suo nome non figura nemmeno nel censimento dei cittadini di Castelvetrano. Ha una figlia che a quanto pare non ha mai abbracciato e si dice anche un figlio che non abbia mai riconosciuto. Non si sa niente su di lui, è letteralmente un'ombra che è svanita nel 1993. Ma chi è il fantasma Matteo Messina Denaro? E per scoprirlo mettetevi comodi perché sarà un video un po' lungo. Ricordiamoci che stiamo parlando di mafia, che stiamo parlando di 30 anni di latitanza e di infiltrazioni mafiose a praticamente qualunque livello della società civile. Matteo è il figlio di Francesco Messina Denaro, detto Uzzuciccio. È stato il suo erede naturale nel diventare capo del mandamento di Trapani. E nonostante solitamente i capi mandamento vengano eletti da Cosa Nostra, per lui l'elezione è stata per lo più una formalità. Per Cosa Nostra, Matteo è di diritto l'erede del padre. Il padre, Francesco Messina Denaro, è quell'uomo che nel 1998 viene lasciato a bordo strada, addossato a un muretto, nelle campagne di Castelvetrano. Uzzuciccio, quando viene lasciato nelle campagne, è morto. È vestito di tutto punto, pronto per il funerale, con le mani intrecciate sul petto. È morto per cause naturali, perché è da un bel po' che lo Zuciccio vive con un fegato solo. Ma quando muore, la famiglia non può chiamare nessuno perché Uzzuciccio è latitante. Quindi lo preparano, lo lasciano per strada e chiamano affinché venga trovato. Questo giusto per farvi capire un po' il contesto familiare. È così che trapassa il boss Francesco Messina Denaro. Ma era già da lungo tempo che Matteo, proprio a causa di questi problemi di salute del padre, presenziasse alle riunioni dei capi mandamento a posto del padre. È conseguenziale dunque che prese di diritto il suo posto. Quindi fino al 1998 Matteo Messina Denaro è un soldato semplice per Cosa Nostra, esattamente come suo padre, un fedelissimo di Totò Riina. Ed è proprio in Totò Riina che alla morte del padre troverà una sorta di punto di riferimento paterno. Sarà per Totò Riina uno dei suoi killer più fidati. Quando ci sarà da fare infatti le cosiddette ammazzatine, così come vengono chiamate in quell'ambientino lì, saranno infatti sempre lui e Brusca ad essere mandati. A 26 anni è infatti già uno dei protagonisti indiscussi delle stragi del 1988. Le stragi che interessarono l'area di Partanna, dove comincia una vera e propria faida intestina tra le famiglie Ingoia e Accardo. Usiccu, o Iddu, Matteo Messina Denaro, usa il suo Kalashnikov a favore della famiglia Accardo, famiglia storicamente legata ai Corleonesi. Potremmo dire che comincia da lì la sua carriera. È infatti la sua prima guerra di mafia. Da lì in poi, per quel mondo, è una carriera tutta in salita. Nel 1991 è responsabile dell'omicidio di Nicola Gonzales, proprietario di un albergo di Trascina che si era lamentato per la presenza della mafia nei confronti della sua attività. Nel 1992 è talmente tanto affidabile che viene inviato a Roma per appostarsi e seguire gli spostamenti di Maurizio Costanzo, perché in quell'anno al Maurizio Costanzo Show si parlava un po' troppo di mafia. Ma era stato incaricato anche di seguire gli spostamenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e anche quelli del ministro Martelli. Ma in quell'occasione viene richiamato da Totò Riina perché Riina decide che i giudici devono morire diversamente. Ed il 1992 è un anno molto particolare perché è l'anno in cui si chiude il maxi processo iniziato nel 1986. La figura chiave del maxi processo è Tommaso Buscetta. Buscetta però ci tiene a precisare, lui non è un pentito. Lui risponde a degli ideali di Cosa Nostra che a sua detta non sono più quelli portati avanti dalla politica di
di Totò Riina. Calderone viene presentato come un pentito. Lei come si considera? Io non mi considero un pentito. Non ho mai rinnegato di essere stato un mafioso. E di esserlo ancora? Io lo sono, alla mia maniera io lo sono ancora. È l'uomo che per la prima volta parla dell'organizzazione mafiosa. La struttura, i ruoli, i capi mandamento, i minutanti e fa il nome di tutti. Con Buscetta per la prima volta e fuori dai denti la mafia esiste. Perché la mafia fino a quel momento non solo non esisteva, ma era anche un'invenzione giornalistica per qualcuno. La mafia non esisteva, però ricattava. La mafia non esisteva, però uccideva, come nel caso della strage di Pizzolungo il 2 aprile del 1985, quando Cosa Nostra, con l'intenzione di far saltare in aria la vettura in cui si trovava il magistrato Carlo Palermo, preme il bottone facendo esplodere un'autobomba posizionata sul ciglio della strada. L'esplosione coinvolge la macchina del magistrato, ma sono tutti salvi. Perché a fare alla macchina del magistrato da scudo c'è la Volkswagen Scirocco guidata da Barbara Rizzo, 30 anni, che stava accompagnando i figli di 6 anni, due gemelli, Giuseppe e Salvatore, a scuola. I corpi sono irriconoscibili. Il giorno dopo, l'allora sindaco di Palermo, Erasmo Garuccio, afferma che sia una tragedia, ma no, non si può parlare di mafia, perché a Trapani la mafia non c'è. A Mazara forse, in altre città della Sicilia, ma certamente non a Trapani, lasciando intendere che fosse stato proprio l'arrivo di Carlo Palermo a trascinare dietro di sé gli attentatori. Casomai ce l'aveva quasi portati lui. Lo immortalerà così Forattini in una sua vignetta, chiamandolo Erasmo da Trapani. Dunque, prima del 1992 la mafia non esisteva. E per molti non è esistita fino alla fine del maxi processo, che aveva portato ad una serie di ergastoli che diedero un duro colpo all'organizzazione. Per qualcuno la mafia, a dirla tutta, ha continuato a non esistere anche dopo. Ma questo duro colpo inflitto all'organizzazione per Riina è troppo. I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino devono pagare. Riina quindi comincia a convocare riunioni con i capi mandamento per decidere come e quando. E a queste riunioni partecipa anche Matteo Messina Denaro. Il resto, purtroppo, è storia. Ma la carriera assassina di Matteo Messina Denaro non si conclude con le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Nel 1993, quando Totò Riina viene arrestato, Messina Denaro porta avanti la politica di Cosa Nostra degli attentati, insieme a Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca e ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, altri due pupilli di Totò Riina. A Messina Denaro e ai suoi uomini si imputano gli attentati a Firenze, Milano, Roma. Sempre nel 1993, Usiku è tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito affinché il padre ritrattasse le sue dichiarazioni riguardanti la strage di Capaci. Il bambino verrà poi strangolato e sciolto nell'acido. Ma il 1993 è anche l'anno in cui inizia la sua latitanza. Da lì Matteo Messina Denaro è un fantasma, ma ancora un soldato fantasma. Il salto di qualità lo fa proprio in quel 1998 di cui vi ho già parlato, l'anno in cui il padre muore da latitante abbandonato nelle campagne di Castelvetrano. È in quel momento infatti che diventa capo mandamento di Trapani e da lì la mafia trapanese cambia radicalmente volto. Matteo Messina Denaro porta a compimento la sua visione sulla sua nuova mafia. Una mafia profondamente diversa, ad esempio, da quella di Palermo. Niente più violenza insensata, niente più ricatti, né sequestri, né pizzo. Non è dunque più una mafia violenta, ignorante, campagnola, vigiana, così come veniva definita la mafia corleonese. Ma è una mafia che comincia a stendere i suoi tentacoli a tutti i livelli della società civile. Appalti, imprenditoria, infiltrazione nei consigli di amministrazione di grandi aziende, azioni, politica, Stato. Una mafia nuova dove si perde il conto degli amici degli amici degli amici piazzati praticamente ovunque, ad ogni livello. Giusto per fare un esempio, un caso eclatante fu quello del prestanome Grigoli, il re della catena alimentare Despar. E a garantire la sua scalata da piccola bottega a mini market fino a grande catena di distribuzione alimentare anche al di fuori di Trapani fu proprio Matteo Messina Denaro. Il metodo di controllo del boss sul suo prestanome era molto semplice.
dice: totale autonomia. Persino sulla questione soldi era il Grigoli che decideva autonomamente quanto, come e quando pagare il boss. Un rapporto di fedeltà che si concretizzava con l'assoluta cessione di libertà. No, decisamente non è più la mafia del pizzo. E quando Grigoli viene arrestato, per Matteo è poco più che una scocciatura il perdere quei soldi, perché li può rifare con altri Grigoli di turno e non teme niente di più che il perdere un po' di soldi. Perché infatti il Grigoli, interrogato, il nome di Matteo Messina Denaro non lo farà mai. E questo è solo un esempio, perché Matteo Messina Denaro ha le mani letteralmente ovunque, persino sulle paleoliche, ma soprattutto ha le mani in politica. È il 2006 quando si svolgono le elezioni politiche che porteranno al governo Prodi 2. A Castelvetrano si susseguono le riunioni dei boss per capire che cosa fare. Matteo Messina Denaro è latitante, quindi a parlare per lui, a fargli da orecchie, occhi e voce, sono i suoi uomini. I boss decidono di appoggiare l'elezione di Antonio Tonino Dalì, tra i fondatori di Forza Italia e sottosegretario del governo Berlusconi tra 2001 e 2006. Sarà fino al 2013 anche sottosegretario della Commissione Ambiente. Ma la sua carriera, appoggiata da Messina Denaro, termina nel 2021, quando il Tribunale di Palermo lo condanna per concorso in associazione mafiosa. Il rapporto che Matteo Messina Denaro intesse con l'alta imprenditoria e con la politica è un rapporto che emerge in maniera costante all'interno delle inchieste giudiziarie degli ultimi 10 anni. Connessioni tra vicende criminali mafiose e vicende legate al condizionamento dei pubblici poteri. Un caso eclatante è l'appartenenza a logge massoniche di alcuni assessori del comune di Castelvetrano. E quando parliamo di massoneria, cerchiamo di sfatare un mito. Non stiamo parlando di quelle ricostruzioni caricaturali fatte di uomini col cappuccio? Bafangolo. Ma stiamo parlando di gruppi di potere, ambienti in cui accanto a personaggi delle istituzioni siedono i più alti rappresentanti dei boss mafiosi. È il 2016 e sono passati 30 anni dalla scoperta della loggia Iside 2, una loggia che prevedeva rituali di affiliazione molto simili a quelli delle cosche mafiose. La loggia Iside 2, ad esempio, prevedeva tra questi rituali di affiliazione la cosiddetta puncicatura, identica praticamente a quella della mafia. Ma non solo i rituali di affiliazione a renderle simili, anche l'organizzazione interna. Appunto, nel 2016, a 30 anni dall'Iside 2, si ricomincia a parlare delle logge massoniche come ambienti privilegiati per questi incontri, luoghi chiave in cui gli interessi mafiosi si incontrano con quelli politici ed imprenditoriali, luoghi dove questi interessi diventano riconducibili a Matteo Messina Denaro. E queste non sono supposizioni, ma vere e proprie realtà giudiziarie. Quindi forse, andando a scavare appunto nell'intricata rete di rapporti di Matteo Messina Denaro, si riesce a capire come sia riuscito a farsi 30 anni di latitanza, no? 30 anni grazie ad una protezione ricevuta praticamente a tutti i livelli. Un uomo il cui spettro si aggira intorno ai più grandi segreti dell'Italia stragista. Un uomo a volte direttamente coinvolto in questi eventi, ma nella totalità dei casi informato di questi eventi. Matteo Messina Denaro rappresenta l'ultima possibilità di sapere perfettamente che cosa è successo in quegli anni. È l'ultima possibilità di restituire giustizia alle vittime e verità a una nazione. Dopo 30 anni è confermato da tutti che il suo ruolo non sia più così, diciamo, centrale all'interno della gestione degli affari. In sintesi, dopo 30 anni Matteo Messina Denaro non conta più nulla, perché chi conta sa già dove deve stare. Quindi non è più così tanto importante la cattura dell'uomo di per sé, ma la cattura dell'uomo che sa le informazioni che può darci. E quindi, puntando alle informazioni che ha più che all'uomo, che cosa si decide di fare? Si decide di procedere con un blitz di risonanza mediatica mostruosa ancora prima di sapere dove sia il covo. No, ma tutto logico. Da come ce la stanno raccontando, sembra che Matteo Messina Denaro abbia in comune con Riina un destino, non solo quello della latitanza decennale, ma anche quello di una strategia nei confronti del covo, lì dove ci sono le informazioni, non propriamente comprensibile. Nel caso di Riina, ricordiamoci che il covo venne perquisito settimane dopo l'arresto, dando tutto il tempo a chi di dovere di svuotare da qualunque documento che potesse tracciare dei rapporti tra mafia e Stato che non si dovevano sapere. Nel caso di Matteo Messina Denaro, l'arresto arriva addirittura 16 ore prima del ritrovamento del covo. Covo trovato stamattina
mezzanotte e notizia pubblicata con sensazionalismo stamattina ovunque. Ieri sera ancora nessuno sapeva dove si trovasse sto covo, ma l'arresto del boss era già eclatante da ore a livello mediatico. Dove ha dormito la notte prima? Lo avete ricostruito? Siete in grado di dirlo prima di recarsi nella clinica? No, non lo sappiamo ancora questo, perché noi lo abbiamo aspettato alla clinica, quindi adesso stiamo ricostruendo a ritroso tutti i suoi spostamenti. Il suo percorso. Chissà se in questo lasso di tempo, tra l'arresto e il ritrovamento del covo, non ci sia stato un qualcuno che, esattamente come nel caso Riina, sia andato lì a svuotare dalle carte compromettenti. E mentre tutti trionfavano, ho sentito solo uno fare questa considerazione. Ma il problema è un altro. E se nel frattempo ci sono altri favoreggiatori che sono andati a ripulire il covo, poi parleremo anche dei favoreggiatori, perché... E poi giustamente c'è chi si lamenta che la gente esprima diffidenza. Guai ad esprimere diffidenza notando che nemmeno le manette sono state messe a Matteo Messina Denaro. Guai a domandarsi come un super latitante ricercato in tutto il mondo fosse così tranquillo da farsi addirittura i selfie con l'infermiere. Guai a farsi domande su come mai un ricercato mondiale che hanno cercato praticamente dappertutto, compreso l'arresto di qualche tempo fa in Olanda, dove però poi alla fine non era lui, sia stato invece ritrovato a Palermo, vicinissimo alla sua città di nascita, mentre si andava a fare una visita a 650 metri dalla sede della DIA, mentre frequentava bar e pizzerie, e il capo dei vigili del paese proprio non era riuscito a ricondurlo all'identikit del ricercato. Ma non dovete assolutamente farvi delle domande, non dovete nemmeno fare astrusi paragoni con il precedente provenzano, 40 anni della titanza, pure lui trovato a casa sua praticamente. E non dovete nemmeno criticare la volata a Palermo del neogoverno per salire sul carro dei vincitori. Perché retorica di queste ore degli umpa lumpa del neogoverno è che chi si fa delle domande, vabbè, è gomblottista. E certo, perché giustamente l'autoconsegna dei boss e la trattativa Stato-mafia non è una realtà storica. E manco una realtà giudiziaria. No, no. È chiaramente il frutto del pregiudizio verso le istituzioni. Quindi tenetelo bene a mente, se vi vengono dei dubbi su come hanno gestito l'operazione, sulla genuinità di questa cattura, oppure su come sia stato possibile che si sia fatto 30 anni di latitanza visto praticamente da chiunque, siete dei complottisti, o peggio ancora, siete degli scassaminchia, perché fate troppe domande. Scassaminchia, il termine tecnico con cui venivano chiamati anche Falcone e Borsellino, perché gettare il seme del sospetto che una trattativa Stato-mafia non sia mai finita è fare un favore alla mafia. Mica che il favore alle mafie glielo fanno proprio quelli che le domande in sé fanno, no no. Io, per quel che mi riguarda, sono abbastanza fiera di essere una scassaminchia, perché per me il trionfo ci sarà quando questo parlerà, quando si riuscirà a venire a capo di qualche verità. Non è un trionfo averlo catturato dopo 30 anni. E se poi ci aggiungiamo pure che tutto questo era stato preannunciato a mo' di oracolo da Baiardo, che fu l'uomo che curò la latitanza dei Graviano ai microfoni di Giletti. Che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso. E così, arrestando lui, magari esce qualcuno che è all'ergastolo stativo senza che ci sia clamore. Forte per il nuovo governo. Appena arriva, si insedia. È un fiore all'occhiello. Beh, alla luce di tutto questo io credo che abbiamo più che il diritto di farci delle domande. E non ce ne frega un cazzo di buttarvi giù dai vostri carri di trionfo. Perché siamo degli scassaminchia e non vogliamo smettere di esserlo. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube e gli altri indirizzi social che trovi qui. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link PayPal che trovi qui sotto. Ciao e a presto!